Benvenuti a tutti. Allora, io avevo chiesto, è stato accettato il trasferimento alla regina, però cos'è successo? L'accordo di contratto mi è arrivato quando ormai la stagione con il Millwall era riniziata. Allora, io cosa ho fatto? Non è stato un errore mio, sono loro che non si decidevano a farmi accettare la regina, come potete vedere, vi faccio vedere. Eccolo qua, lo vedete in alto, no? L'accordo di contratto è arrivato dopo la chiusura del calciomercato. Io ho accettato. Speravo che forse ho intavolato io le trattative tardi, non lo so. Cosa ho dovuto fare? Ho dovuto simulare fino alla fine del girone d'andata con il Millwall. Mi dispiace tantissimo perché guardate in che situazione è il Millwall alla fine del girone d'andata. Questo mi fa male, non è stato, ripeto, un errore mio, assolutamente. Il gioco ha posizionato l'accordo di contratto dopo le trattative di chiusura di mercato. È chiaro che io ho dovuto rimanere al Millwall fino alle nuove trattative, normale, no? E adesso a questo punto, dopo che va già bene che avevo la regina intavolata, perché se no avrei dovuto, senza la regina, accettare una di queste squadre qua, Tottenham, Rayo Vallecano, Brighton e Juventude. E vi dico la verità, a quel punto lì sarei andato una stagione in Brasile. Vi dico con la Juventude, anche se il nome, vabbè, però non è la Juve, no? Quindi purtroppo è ma neanche errore del gioco, molto probabilmente non sapevano se portare avanti o no la trattativa o meno. Ho dovuto per forza di cose simulare e vedete che sono stato esonerato. Però non è per causa mia, perché se loro mi dicevano rimani ancora un anno con noi, io avrei fatto ancora una stagione con il Millwall, non me ne fregava niente, cercando di vincere almeno la Champions League che mi mancava, ok? Ragazzi, niente, si riparte dal girone d'andata, l'albo d'oro farà fede. A fine campionato andrò a segnare come finiranno tutti questi campionati, come ho fatto per quello finito con il Millwall vittorioso. Andiamo ad accettare, vedete, la regina. Questo per non nascondervi nulla. E noi passiamo alla regina calcio. Andiamo a vedere come è messa in classifica. Perfetto, vediamo subito, signori. Potevano accettarmelo subito, no? Conferenza stampa, la nuova avventura di Mister Roby Ultras comincia da Reggio Calabria alla fine del girone d'andata. Meno male che avevo la regina. Perché se no non lo so. Vabbè, che stile di gioco intende adottare in 19 partite? Perché sono quelle che mancano, purtroppo. Voglio vedere i ragazzi giocare duro, nel senso che dobbiamo essere tutti disposti a metterci in gioco. Non so se rendo l'idea. Ok, questa è la conferenza stampa. Ora dovremo fare mercato, chiaramente. Quindi saltiamo questa pagina e siamo nuovamente nel campionato italiano. Eccoci qua. Regina ha perso, sto vedendo la partita e casualmente arriva, davvero sarà difficile perché andiamo a vederci la classifica insieme. Non siamo messi così male, siamo messi con 25 punti, il Pescara sta andando anche lui bene e poi all'inizio del girone di ritorno andremo a incontrare Pisa, Modena e Sassuolo. Quindi signori, direi che questo, attenzione ai contratti di Contini, lo andrò poi a vedere io da parte. Contratti in scadenza, i programmi principali di gennaio, guadagni di novembre, va bene, ok. Il budget non so quanto sarà, 5 milioni, 1 milione di trasferimenti, vabbè, bene.
Questo è quanto vi volevo far vedere, perché è giusto farvelo vedere. Allora, io direi che per il momento ci possiamo lasciare qua e andiamo a mettere solo nuovamente impostazione generale, andiamo ad attivare assolutamente tutti i giorni qui e poi attiviamo di nuovo il salvataggio automatico che io ho dovuto togliere perché non volevo che si sovrapponesse nulla. Adesso informazioni, notizie calciomercato, andiamo a vedere un attimino. Salvataggio automatico, direi di fare sì. Bene, lo andiamo a dare un'altra volta. Salvataggio automatico attiva. Ok, andiamo a metterlo qua sopra, ragazzi, così almeno andiamo a sovrapporre e cancelliamo le stagioni con il vivo. Eccoci qua, si partirà da qui. Perfetto, abbiamo fatto tutto bene. Andiamo a vederci un attimino la squadra, insieme, se vogliamo, ragazzi, perché qua c'è da guardare un attimino il tutto, questa regina, insomma. Allora, innanzitutto abbiamo, direi, troppi portieri, assolutamente troppi. E qui sarà un bel problema, perché dovremo andare a scovare i portieri più o meno che siano buoni. Allora, io direi, innanzitutto blocchiamo Iacobucci. Piana lo andiamo a mettere nei trasferimenti, perché ormai è vecchio. Aglietti non mi piace proprio per niente. Ok. Contini potrebbe, però un 57, ragazzi. Dobbiamo vendere e svincolare per recuperare soldi nel budget trasferimenti, ma quello poi lo vedremo con calma, ma me lo guardo io. Vi faccio solo vedere la squadra adesso, quindi anche Contini nessun rinnovo, andrà via. Lampropoulos, veramente no, direi che ragazzi anche questo andiamo a metterlo via. Nuno Lima, questo è un difensore 66, 20 anni, colpo di testa 80, velocità 77, non ha molta elevazione, però ha un buon colpo di testa. Camporese ha solo velocità, questo assolutamente lo andiamo a svincolare perché no, non puoi giocare con gente così, sinceramente noi dobbiamo svincolarlo. E recuperiamo, vedete, qualcosa per i trasferimenti. Io direi che questi qui, ragazzi, io voglio fare una squadra, non dico straforte, però che sia equilibrata. E non sarà facile, ricordatelo, non sarà facile. Nuno Lima lo possiamo mettere nei trasferimenti. Camporese, 19 anni, potrebbe rimanere. E quindi andiamo a rifiutare. Dutu assolutamente, ma chi cavolo è? Via. Mossa, 28 anni, una buona accelerazione, uno spagnolo in Serie B ci potrebbe servire. E allora questo lo teniamo per un anno, ok? Dubinkac assolutamente andrà via. Diaz, e abbiamo questo qui che però è vecchio. Diaz assolutamente rimane, perché guardate che voti che c'ha, e c'ha 25 anni, un buon terzino destro, mi sembra di vedere un po' Kelly e Logan nel Millwall, ok? È un argentino, è buono questo, così non dobbiamo fare tanti acquisti, poi andremo a vedere anche la primavera. Politica trasferimenti io direi di tenerlo. Andiamo al centrocampo, Strada, italiano, 62, mediano. Obi assolutamente andiamo a bloccarlo perché guardate che maturazione che ha avuto, mamma mia che voti che c'ha, mamma mia, non è da tenere. Strada direi che se abbiamo già Obi può fare anche lui mediano. Strada potremmo anche venderlo volendo o svincolarlo addirittura, ma i portieri potremmo anche svincolarli, intanto un portiere si trova, così recuperiamo un po' di budget ingaggi. Cosa dite? Strada lo svincoliamo o lo vendiamo? Cosa facciamo? Vediamo se ci arrivano offerte.
Obi, teniamo Hernani, io l'ho già avuto questo brasiliano, assolutamente rimane perché non è un malvagio. Lombardi, anche lui italiano, bei voti, grande, bene, lo andiamo a tenere, assolutamente. Fabian, no, Fabian questo 32 anni, lo andiamo a svincolare. Perfetto. Tronco, un esterno. Poi abbiamo Santander, beh, no, l'attacco, questo tronco assolutamente lo mettiamo nei trasferimenti. No, vabbè, Santander ragazzi, questo deve rimanere. Politica trasferimenti rimane, perché è un buon attaccante, guardate che voti, sembra già un po' Graban. Busatto, 33 anni ragazzi. Non lo so. Mamma mia, ma non c'è nessuno sta squadra, è tutta da rifare. Mamma mia, che ci avrò un lavoro incredibile da fare. Busato, c'è un buon colpo di testa però, però c'ha 33. Ragazzi, no. No, questo qui quanti anni ha? C'ha 33 anni, lo andiamo a svincolare. Gli ingaggi sono saliti. Bene. Trasferimenti. Adesso arriveranno soldi dalle vendite. Presumo. Quindi mettiamo in vendita anche questo. Assolutamente, perché fa pena. Cioè, 17 anni, ma questo prima che ti cresce, sai quanto deve giocare? No, è troppo poco 17 anni. Allora, praticamente a noi adesso ci serve un secondo portiere innanzitutto, andiamo subito a vederlo in primavera, vediamo, diciamo, togliamo sti pallini perché guardo io chi mi interessa. Allora, la primavera, innanzitutto voglio un portiere italiano, se ci fosse non mi farebbe schifo. C'è Balducci, ma non abbiamo, mamma mia, c'è Benasser, c'è l'Algerino qua, azzo, questo sarebbe un mediano, vediamo quanto ci, vabbè, ma con gli ingaggi dobbiamo comprare dalla primavera, siamo obbligati perché abbiamo troppo poco come trasferimenti. Io Benasser lo prenderei, Benasser lo prenderei, sarebbe il primo acquisto che andrebbe a coprire eventualmente la partenza di qualche centrocampista che potrebbe essere Strada, Pirozzi, quindi noi potremmo avere con Benasser, Lombardi, Hernani, Obi e basta, 1, 2, 3, sono un po' pochi, ce ne andrebbe almeno 5 se, beh, vedremo, poi non vi voglio noiosare troppo, andiamo veloci dai, questo Gabriel Gaetano, niente, Taylor, bello olandese Taylor, ma veramente c'è niente qua, ragazzi, c'è veramente poco, Juninho, Martine, Luisinho. Ah, poi abbiamo bisogno di, mamma mia, l'australiano Rafinha. Abbiamo, porca miseria ragazzi, Pulisic. No, ragazzi, questa è la regina, gliela voglio regalare io. Quanto chiede di ingaggio? 4,72. No, ragazzi, questo vi avviso già, e Benasser saranno i primi due acquisti della primavera. Lo faremo giocare trequartista, attenzione, perché può giocare, guardate. Vedete la barra azzurra? Ok, ci siamo capiti. Nico Williams, anche questo è forte, lo spagnolo. Azevedo, Nunez, mamma mia, che attaccante è questo? Traoré, Lopez, Tavares, Mulato. Prendessimo già due attaccanti così, signori miei, potremmo già stare tranquilli. Non hanno neanche un grande over perché sono giovani e quindi questi due attaccanti andrebbero a coprire. Voi sapete che tanto il Millwall è in una situazione davvero difficile. Andiamo a vedere, nei trasferimenti non ha messo nessuno. E qui c'è giocatori che mi piacerebbe portare Schuffet, ma costa.
guardate Grabban, 35 milioni di euro, mamma mia, Macheda 22, non potremo comprare nessuno, ma neanche Beltrame, niente, se non vendiamo non compriamo nessuno, sono saliti perché hanno acquistato valore lo scorso anno, quindi... Niente, va bene, dai, volevo solo farvi vedere questa annotazione di cosa è successo con il contratto di passaggio alla regina, non è stata colpa mia, ripeto. E niente, ragazzi, ci vediamo per la prima di ritorno, se non sbaglio, che inizierà... No, neanche, per la terz'ultima giornata d'andata, perché dobbiamo cercare di arrivare subito in Serie A, anche se non è tutta farina del mio sacco, però... Ci abbiamo un percorso da fare... Bellino, insomma, notevole, e quindi la prenderemo da questo girone di andata. E praticamente ho poi, non ho poi giocato praticamente 16 partite, cioè non è tutta farina nel mio sacco, questo mi dispiace, però meglio subito approdare con certezza più o meno, almeno provare a centrare i playoff. Ci proveremo, ci proveremo. Ok, dunque, io direi di lasciarci qua, ragazzi, ok? Ci lasciamo qua e vedremo cosa riusciremo a fare in queste 19. Intanto la Coppa Italia, la regina, come è messa? È ancora in Coppa Italia? Andiamo a vedere. Se la vediamo subito senza perdere tempo. Benissimo, è andata fuori il primo turno. Bene, bene. Reggiana Monza. Eh sì, ha perso 2-1 con la col Palermo. Vabbè, non ha importanza, è andata fuori, non importa. Allora. Lasciamo tutto così. Io cercherò di mettere a posto subito la squadra. Quindi cercheremo di mettere a posto subito la squadra, perché è questo che bisogna fare. Ok? Ragazzi, per adesso è tutto e proviamo a mandare questa regina in Serie A. La classifica è molto molto corta, sta comandando lo Spezia. È una master che chiaramente continuiamo la prima stagione con la regina, quindi sarà la mia 66esima master e la 12esima di fila. 5 anni a Genova, 2 a Brescia e 4 stagioni in Inghilterra. Ragazzi, direi che per adesso è tutto. Ci rivediamo con la regina. Ciao ciao!